Ciao ragazze, scusate se sono stata un pochino assente in questo periodo, ma ero sotto esami, quindi non ho avuto tempo per fare praticamente nient'altro. Però adesso sono tornata e sono tornata con il video dei preferiti del mese di maggio. Allora, ho tre prodotti bocciati. Di cui uno ho bocciato a metà, diciamo, e tanti, tanti, tanti preferiti, quindi sono felice di farvi vedere queste mie nuove più o meno scoperte. Partiamo direi dai bocciati che sono meno e poi passiamo appunto ai preferiti. Il primo bocciato bocciatissimo sono queste ciglia finte. Le avevo comprate al Cosmo Prof perché costavano 1 euro, ve le faccio vedere, vedete? Sono anche carine. Perché costavano appunto 1 euro, ho detto Dio, ciglia finta 1 euro, cosa saranno mai? Un orrore vero e proprio. Non le ho provate a mettere in un video. Ah sì, quello per l'uscita di sera. Ragazze, vi giuro, non si riescono a incollare, ad attaccare. Direi che cioè, sono belline perché vedete, sono ciglia finte normalissime, però sono carine. Però la colla non ci sta, non stanno attaccate agli occhi, non si riesce a fare veramente niente, quindi sono orrende, certo, per averle pagato 1 euro, chi se ne diciamo. Però, insomma, sono rimaste male, mi piacevano, ecco, come forma. Poi, un super bocciato, ma assolutamente da non comprare. Io furbamente ho buttato via la bustina, quindi non so cosa vedrete. Questi qui, no, dai, li vedete abbastanza, vedete? Cosa sono? È un fogliettino di carta trasparente con questi tondini. È un. Magari vi metto la foto perché vi ho detto, purtroppo l'ho buttato, non so se sbaglio. È un. Sono dei fogliettini appunto della Essence che servono per i brufoletti, cioè voi quando avete un brufoletto staccate uno di questi tondini, glielo appiccicate e glielo lasciate su anche tutta la notte. Perché? L'odio proprio. Non è che non funzioni, cioè se voi avete un brufoletto un pochino rosso e gli mettete sopra questo, più lo tenete, più veramente ve lo sgonfia proprio, ve lo rinsecchisce, ma lascia le macchie. Cioè, adesso non si vede. Qua io l'ho usato, non si vede. Comunque io l'ho usato e ho ancora la macchia. Lascia delle macchie tonde, si vede che a parte che lascia la colla, che fate fatica anche a tirarla via. Poi si vede che è un prodotto che comunque alla pelle non piace o non sopporta. E mi ha lasciato proprio la macchia marroncina. Quindi, cioè, adesso va bene tutto, però c'è qualcosa che non va decisamente. Quindi questo prodotto, ragazzi, è bocciatissimo. Ve lo sconsiglio. Non so se siano dei prodotti che ha che danneggiano la pelle, però teniamoci i nostri brufoletti, piuttosto li copriamo, ma non usate questo, veramente, lascia le macchie, quindi vuol dire che è molto aggressivo, troppo, vuol dire che è qualcosa che non va. Terzo e ultimo prodotto bocciato, che cos'è? È una BB cream ed è questa qua della Garnier. Ora, nei miei vecchi video forse ne avete sentito parlare bene, cioè avete sentito che io la amavo, perché avrete detto ok, è impazzita. No, io ho amato follemente questa BB cream, che è quella per pelli miste grasse, ovviamente nella colorazione chiara. L'avevo presa l'estate scorsa, e l'avevo usata proprio, ovviamente non d'estate, anch'io sono molto furba quando compro le cose. L'avevo usata da settembre in poi sempre, perché appunto era bellissima, morbidissima. Comunque la usavo sopra con un fondotinta minerale, però mi piaceva un sacco ed era proprio perfetta anche come colore, fantastica. Allora l'ho ricomprata. Uguale, perché comunque pelli miste grasse chiara. Allora, mi accorgo subito quando l'apro che hanno cambiato un po' il packaging, cioè qua è più basso e più tondo, però non mi interessa granché. E questo qua, invece che essere lungo e magro, è un po' più cicciottino, ma mi ripeto, non mi cambia. Il problema è che hanno cambiato il colore. Cioè, adesso non so cosa vedrete. Ok, lo vedete? Vedete? Lo stacco dalla mano. Ok. Io mi ricordo che quello che avevo comprato insomma, diciamo l'anno scorso, era quasi troppo chiaro per la mia pelle, cioè era del colore della mia pelle, quindi era chiarissimo. Questo qua è molto più scuro. Quindi ora io non so se la mia. E qui c'è scritto light, ho controllato. Non so se la mia che è sbagliata, che gli è uscita sbagliato, se hanno effettivamente cambiato le colorazioni. Però se hanno effettivamente cambiato le colorazioni è un problema, perché questa qua per me è troppo scura, quindi dovrò assolutamente aspettare di abbronzarmi per usarla, però io l'avevo presa per l'inverno, cioè per
comunque per questo periodo in cui non sono ancora abbronzata, per qualcosa di più leggero quando faceva caldo rispetto al fondotinta. Quindi, insomma, una bella fregatura. Comunque, sono finiti finalmente i miei flop, quindi passiamo ai prodotti amati di maggio, comunque di quest'ultimo periodo. Passiamo a quello che meno c'entra col make-up, che però avete già sicuramente visto nei miei video, ed è lui, questo mostro qua che è aggressivo, che vi mangia. No, è quello per i piedi, appunto, della Dr. Scholl. Ve ne ho già parlato in una review, se volete andatela a vedere vi metto il link sotto. Fantastico, mi piace veramente un sacco. Vi lascia i piedi lisci, andrebbe usato, come avevo già detto, una volta ogni giorno. Io lo uso più o meno ogni due, se sono brava. Però comunque funziona. Poi la testina non è ancora da cambiare, quindi anche questo è un altro aspetto positivo. Va bene, basta, mi fermo, però veramente mi piace, mi piace, mi piace, mi sta trasformando i miei piedini, mi sta facendo tornare belli. Poi altro prodotto, passiamo stavolta alla cura del viso e quindi di cosa vi parlerò mai? Di una maschera? Lei, la Queen Elella Minjoul. Mi piace un sacco, veramente tanto. Sembra di darsi del dentifricio quando fa un po' impressione. Sembrate un po' uno zombie quando girate per casa, tutte verdi, non siete molto belline. No, però è veramente molto bella. Si vede il cambiamento da prima a dopo. Che è, insomma, è dir tanto. Vi dirò l'unica pecca piccolissima è che quando ho la pelle un po' screpolata, soprattutto qua, un pochino, ma non è che mi bruci, sento un pochino più freddo, mettetela così, però è fantastica veramente, vi pulisce la pelle, poi se magari prima vi fate uno scrub con il cerottino, comunque fate aiuto, un bagno di vapore col bicarbonato, comunque con dei sali. Fantastica, veramente, mi piace un sacco questa maschera e soprattutto funziona, che non è da poco. Poi, altri preferiti. Ho dei preferiti un po' strani, perché vedrete perché. Partiamo da quelli più semplici. Lui, che è il blush di Essence della linea Beach Chrysler, e che è di questo bellissimo colore sfumato dal rosso all'arancione. È stupendo, dura anche abbastanza. Se voi vi date il rosso, dovete stare attenti a sfumarlo perché sennò è proprio rosso, quindi è molto pigmentato. Mi piace tantissimo. Poi, cioè, questo packaging qua è una cosa fantastica. C'è tutte queste cose sfumate. Mi piace un sacchissimo, se si può dire. Anche se non è tantissimo che lo sto usando, meritava di entrare nei preferiti. Ok, passiamo ora ai rossetti. Allora, due li saprete già, quindi ve li dico dopo. Uno forse no. E di cosa sto parlando? Lui, di questo rossetto di Neve Cosmetics. È nel colore 007 Peach Macaron. Vedete? Forse sì. E che colore è? Non lo so, io non sono brava a dare i colori. Quello che ho sulle labbra comunque. Quindi salmone? Potrebbe essere. Salmone, no, mandorla proprio no, però ha l'odore di mandorla, ecco perché ho detto mandorla. E salmone, dai, diciamo un salmone. Perché mi piace per il profumo, per il packaging e per il colore e l'effetto che ha sulle labbra. Non mi piace per la durata perché non dura assolutamente niente, però sulle labbra ritengo che mi stia veramente bene. Mi piace veramente un sacco, quindi meritava assolutamente di andare nei miei preferiti. Non ho potuto farne a meno, quindi lui si è giocato un rossetto che duri, però no, decisamente no. Altri rossetti, quali saranno mai quelli della Pupa Heim? Come sapete io ne ho due, adesso ve li faccio vedere, che sono il numero 306 e il numero 405. Anche di questi per una review vi lascio il link sotto così potete andarli a vedere più accuratamente. Adesso vi faccio vedere velocissimamente i colori. Allora, il 405 è stato quello più proclamato ed è questo fucsia, leggero, vero? No, so, neanche un po' sobrio, però veramente stupendo, cioè. E boh, non mi sembra che mi stia neanche troppo male, però ripeto, non mi interessa, è bellissimo, quindi
Questo è, va bene, a chi non piace, guardi da un'altra parte. E questo qua leggermente più classico, ma leggermente, perché comunque questo intensissimo rosso ciliegia, molto 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 bello. Anche questo fantastico, come vi ho già detto, durano un sacco, resistono perfettamente al mangiare, non vanno assolutamente nelle pieghette. Dopo un'oretta si opacizzano leggermente, diventano ancora più belli. Mi piacciono un sacco, basta, non mi dilungo perché sono veramente, veramente molto, 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 molto belli. Torniamo ai prodotti del viso che me ne ero dimenticata, per il viso, scusate, che me ne ero dimenticata uno. Allora, non è proprio un prodotto, cioè, vi ricordate che avevo comprato questa BB cream della Sobio per provarla e in effetti mi piace. L'avrei messa anche da sola nei preferiti perché mi piace un sacco, ha una coprenza fantastica, vi lascia il viso che sembra di pesca, bellissimo, veramente. Però ritengo che l'abbinata tra questa BB cream e questo fondotinta, quindi tra la BB cream della Sobio Perfecteur de Tinte, scusate il mio francese non è granché, e il Perfection Lumiere di Chanel, sia un'abbinata veramente perfetta. Io ne do una goccina la mattina, li mischio e li applico. Secondo me sono veramente il mix più che perfetto, perfettissimo se si potesse dire così. Quindi questa era l'ultimo prodotto viso. Passiamo ora all'ultimo prodotto in assoluto, che è uno smaltino. Vi ho messo la foto su Instagram, vi è piaciuta un sacco di persone. Di cosa sto parlando? Non sto parlando propriamente di, di uno smalto, scusate, ma anche stavolta di una abbinata, cioè mi hanno regalato questo top coat di Kiko che è carinissimo con tutte le pagliuzze, ma abbinato a questo verde mela, verde menta, anzi, verde menta, scusate, di OPI, è una accoppiata fantastica, veramente. Ho fatto la foto tempo fa quando me l'ero fatta sulle unghie, bellissima, è piaciuta un sacco a tutti, in effetti stanno molto 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 bene assieme, mi piacciono, mi sono proprio soddisfatta di questo mio, di questa mia scoperta. Niente ragazze, sono arrivata alla fine di questo video dei preferiti, ci ho messo pochissimo, sono stata brava, però vi ho detto tutti i preferiti che avevo, quindi insomma ce ne sono due o tre bellini particolari che spero vi siano piaciuti. Quindi ragazze, che dirvi? Vi auguro una buona giornata, una buona serata, non so quando caricherò il video, quindi un buon resto della giornata. Vi mando un grosso bacio e alla prossima. Ciao!